dobbiamo sperare soprattutto in queste giornate che ci avvicinano al Natale, agli incontri nelle nostre famiglie che almeno con il nuovo anno non arrivino più nelle nostre case immagini di un autentico genocidio che è in atto a Gaza e in Medio Oriente. Ci arrivano notizie di 20.000 morti e di centinaia di persone che rischiano di morire di fame. Sinceramente non credo che il mondo civile possa accettare che questo avvenga. Non è francamente tollerabile assuefarsi a vicende come questa. Auguriamoci che le Nazioni Unite trovino il coraggio di prendere decisioni ferme e forti per imporre un cessate il fuoco. E auguriamoci soprattutto che con l'anno nuovo le iniziative straordinarie di Papa Francesco, di qualche esponente di governo che comincia a trovare un po' di coraggio, portino all'apertura di una fase nuova che non potrà essere rappresentata da accordi di pace né in Medio Oriente né in Ucraina. C'è un fiume di odio che ormai è stato messo in campo. Non ci sarà la pace a breve, ma quello che deve esserci è un cessate il fuoco. Poi con pazienza si devono costruire le ragioni, le occasioni, gli strumenti, gli accordi di pace, ma oggi il massimo possibile e il minimo indispensabile è un cessate il fuoco, cioè che si fermi questo bagno di sangue, che è davvero intollerabile per un mondo che voglia considerarsi civile.